Ok, voglio parlare di articolo 2. Inizia così. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Questo è solo l'inizio. Prima cosa da dire è cosa sono i diritti inviolabili dell'uomo. Questi sono la libertà per essere io, per svolgere la mia personalità. Esempio, la libertà credere in una religione o la libertà per sostenere un partito politico, la libertà di dire cosa ho in mente o la libertà di iniziare un'iniziativa economica, la libertà essere io. Per questo è inviolabile. Se non posso fare queste cose, ovviamente sono solo uno schiavo, seguo solo istruzioni. Okay? Devo esprimermi, esprimere chi sono. Okay? Così sono inviolabili per questo. Dice, la Repubblica riconosce e garantisce. Perché riconosce? Perché questi sono chiamati jus naturalista, perché sono parte della nostra natura. Non sono creati dallo Stato, esistono prima dello Stato, essere chi siamo. Diciamo che sono inalienabili, non possiamo togliere questo da noi perché togliamo questo, togliamo la nostra umanità. Non siamo più umani perché una carne non ha un'opinione politica, una religione, non riesce ad avere idee, istinti, solo istinti. Diventiamo così. Così è importante che riconosciamo, non la Repubblica crea questi diritti, riconosce e garantisce, è importante garantisce. Ricordiamo, questi sono scritti dagli antifascisti. In fascismo non c'è riconoscimento di questi diritti perché devi conformare, c'è un potere molto forte nel centro che vuole uniformare tutto e diversità è considerato un errore. Se hai una religione che è diverso, un po' personale, sei sbagliato, non puoi. Anche abbiamo visto gli ebrei hanno tanti problemi con fascismo perché erano considerati sbagliati. Questo articolo ha dentro il principio personalista, perché è il principio essere una persona, avere una personalità, svolgere la personalità. Ok, poi continuiamo. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nella formazione sociale, ove si svolge la sua personalità. Ok, così come un singolo ovviamente io posso esprimermi, questi diritti devono essere espressi come un individuo, ma anche sia nella formazione sociale. Perché hanno detto questo? Forse perché nella formazione, prima la formazione sociale è gruppi, diversi, per esempio la scuola, il lavoro, una religione, un partito politico. Tutti, anche amici, tutti i gruppi che organizziamo nella società, sono formazioni sociali, dicono questo perché c'è sempre una pressione quando siamo in un gruppo, non dire cosa pensiamo, se è un po' diverso o se tutti non sono d'accordo con questo. Spesso non vogliamo dirlo, stiamo zitti,
perché forse abbiamo vergogna o c'è pressioni dal gruppo. Cos'è importante questo? Pensiamo di un culto della religione, una religione che è un po' strano, estremista. Spesso c'è una pressione forte a non dire cosa pensi, ma ripetere sempre la dottrina, cosa devi dire, solo cosa è permesso dire nella formazione sociale. Così è importante dire questo. E richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ok, abbiamo in questo articolo l'individuo, la mia individualità e il diritto di esprimerlo, sfoggiare la mia personalità, ma anche la solidarietà. La solidarietà è il rapporto, così protegge l'individuo, il diritto a essere un individuo, ma anche i rapporti. Questo è molto diverso di tanti costituzioni, perché questo dice che è importante non solo essere libero, ma anche è importante proteggere la comunità, i legami fra le persone. Non vogliamo, solidarietà significa che non vogliamo che quelli in gamba vanno molto avanti, lasciando quelli meno adeguati indietro, e poi c'è meno comunità. Vogliamo sempre portare insieme quelli in gamba con quelli meno in gamba. Dobbiamo stare insieme come in comunità. Mantenere i legami. Così, questo è importante. Dice solidarietà politica, economica e sociale. Così c'è economica, è ovvio che dobbiamo aiutare gli altri con un mezzo, con denaro. Ci sono nelle leggi, ricordiamo, questi sono i radici, nella legge, dove questo è più concretizzato. Per esempio, io, se la mia moglie ha bisogno, ha proprio bisogno di soldi, io devo darla. Secondo la legge ordinaria, il codice civile. Così questo è un tipo di solidarietà economica. Politica, vediamo sempre, c'è tante mobilitazioni in Italia. Se io penso che qualcuno è trattato male al lavoro, nell'ambito nazionale, cioè io devo votare o protestare o mobilizzare per stare con loro, stare vicino in solidarietà. Così questo è solidarietà politica e sociale. Vediamo sempre in Italia i nonni che arrivano alla scuola o per prendere i bambini, o forse i genitori aiutano tanto con il compito a casa, eccetera. Questo è una solidarietà sociale che non succede in Inghilterra, per esempio. Non abbiamo questa prospettiva di solidarietà. Essere così positivo in Inghilterra. Mi ricordo sempre, c'è il modo di dire, quello che non ti fa uccidere ti fa più forte. O un'altra, no pain, no gain, niente dolore, niente guadagno. Abbiamo questa idea che non vogliamo proteggere troppo, vogliamo che loro superano la difficoltà, e questa è una buona cosa per la crescita. Così l'Inghilterra ha una prospettiva un po' diversa, ma qua in Italia c'è questo senso che è importante stare
forte come una comunità, l'uno deve aiutare l'altra.